Ok, ci siamo, ci siamo. Siamo tornati qua. Aspetta. Ma... Aia. Niente, non devo cambiare l'arma. Comunque è impressionante, ce ne sono due solo. Sono due. Sì, affrontiamo il Castello del Sol, però così siamo un po' difficili. Che caspita, sta inquadratura di merda. Sarebbe interessante riuscire ad entrare e chiamare la... Ho evocato la... Come si chiama? La lacrima mentre aveva ancora l'arco. E non cambiano le armi, eh. Quindi fate attenzione appunto a come siete combinati quando le evocate. Aspetta, dai, prima di salire, vediamo se di là c'è qualcosa.
Comunque si sale qui. Quanto pare. Però non voglio saltare così da una parte all'altra, se è possibile, voglio esplorare. E visto che di là si entra, no? Sì? Oh, è riuscito a prenderlo. Poteva essere, ma che ingegno non si muove. Va bene, segniamo dall'altro lato, piano piano. Bene, bene, male, oh, mettici un chiodo. Aspetta, di qua c'è una porta, infatti. Non si apre da questo lato. Da dove si dovrebbe aprire? Vabbè, vedremo. C'è simpatia nell'aria. C'è molta simpatia nell'aria. Ricominciamo da capo. Sotto c'è un oggetto da raccogliere. Ok, ma la cosa buona è che abbiamo recuperato questo oggetto.
Andiamo avanti. Scusate. Adesso che sembra che non ci sia niente. Vado velocemente a dargli un'occhiata. Là si vede un punto di grazia. Non si apre. Il castello dove c'era il tizio a cui abbiamo dato, abbiamo preso queste spade. Probabilmente fosse un pugnale. Invece. Ah, eccola qua. Una spada curva. Aspetta un secondo. Qua dove ci sta il montacarichi che non funziona un momento.
Vabbè. Vabbè, lo capisci. Vabbè, dai. Entriamo qui dentro intanto. Cavolo di scala mi ha bloccato. Un altro mi è arrivato. Ah, faccio. Dai, che messa ci sono. Siamo un po' calmi. Grazie. Vabbè. Che schifo.
Wow. Visto che di qua adesso abbiamo sbloccato il montacarichi. Possiamo arrivarci anche da sotto. Voglio un attimo andare di qua. Qua si dovrebbe scendere, ma qui non troviamo sopra, troviamo sopra. Vabbè, dai, lì si possiamo tornare indietro dalla scala. Quindi momentaneamente andiamo avanti di qua. Ma che cacchio è? La combo infinita! Questo posto è veramente un fastidio. Mamma mia. Ci vuole stomaco per stare qui. Lo immaginavo. Dai!
Non ho immaginato che si teletrasportava, però ho detto magari mi sbaglio, e invece in un attimo mi è arrivato addosso. Ok. Va bene, torniamo lì così possiamo salire su quel tetto, aprire quella porta e poi mi sa che possiamo dedicarci al boss, the boss. Qui si va. Adesso una parte. Qui si muore male. E qua pure si muore male. Ok, se scendevo di qua mi risparmiavo di incrociare i topi. Però ancora come si arriva di sopra? Devo aprire la porta. Non si è capito. Allora, fammi controllare. E se tornassi là? Quindi proviamo a tornare al cancello esterno. Sì, al falò esterno. Alla grazia esterna, ok. Tutti gli addetti. Tanto comunque possiamo tornare a montacarichi per andare indietro, però prima voglio capire. Ok. Riproviamo con molta calma stavolta. Da questo lato a capire come
Come, quando e perché? A vedere che di qua c'è il passaggio, l'ho tolto poco fa. C'era il passaggio poco fa, non l'ho visto. Allora. Sto posto è veramente un pugno nel deretano. Ma veramente. Ma veramente. Beh, almeno sappiamo dove dobbiamo andare adesso. E cosa ci aspetta? Fastidio, ragazzi. Dai. Andiamo avanti. Vediamo quale sarà la prossima sorpresa. A parte che, visto che mi sparano cose di fuoco.
Non mi ricordo però. Qui dentro ci siamo stati. Sì. Vabbè, stupido io, non ricordarmi. Ok. Dai, calma. L'ho detto, stai calmo. Sono una spada ricurva. Che schifo è?
Perché non riesco mai a vedere che cavolo sono gli oggetti che sblocco. Cos'è sta protesi del veterano? Dov'è? Oh, ragazzi, io divento scemo ogni volta. Veramente. Ma che è uno di queste, non lo sto vedendo mai. Cosa cavolo è sta protesi semidivina? Sarà sicuramente un oggetto chiave e non lo vedo. No, raga, veramente, non sto diventando scemo. No, ragazzi, veramente io non lo sto vedendo. Cioè, roba da impazzire, diventare scemi, ma
Scusate, vado a vedere un attimo se online spunta sto, che cavolo è sto oggetto. Non riesco a trovarlo, vabbè. Poi se ne parla. Andiamo avanti perché già mi sono stancato. Non si scende, va bene. Vediamo se Aizen riesce a sentirci e mi dà una risposta, perché ogni volta. Ciao Aizen, come al solito io sblocco le cose, però poi non le trovo nell'inventario per andarmene a leggere. Sono andato al Castello del Sole, ho attaccato il primo boss e mi dice, e ho letto protesi seme divina. Mi è sembrato un'arma, sono andato a guardare, tra le armi non la vedo. Ah, lui come al solito mi dice, ma è l'oggetto chiave! Ma gli oggetti chiave. E io non la vedo. Probabilmente perché serve a riposare. E io invece ogni volta le guardo subito le cose. Oh! Inventario questo sì che l'ho riconosciuto. Ecco, immaginavo che mi rispondevi che è un oggetto chiave. Ma credo che io debba riposare allora, perché mi capita ogni volta che io becco un oggetto chiave da un boss, non lo vedo subito nell'inventario. Perché ho controllato almeno 3 volte e non lo vedo. Ok. Inventario, oggetto chiave. Qui nel rune non è, né nelle lacrime. Poi iniziano i ricettari e non c'è. Vediamo se è vero. Allora. Proviamo a riposare, proviamo a rialzarci, no, qui no perché non c'ho voglia di stare qua 2 ore a sentire i fulmini. Trasferiamoci, inventario. Sicuramente si sarà buggato. Comunque, ora ho trovato la seconda parte del medaglione, quindi vado a vedere che cosa succede al montacarichi stavolta. Penso che invece di salire si scenderà.
Montacarichi era questo, se non mi sbaglio. Sì. Solleva il medaglione segreto. Si sale lo stesso? Siamo saliti, ma fa più buio di prima. Oh, Aizen! Tu mi hai beccato in un momento particolare perché sono un'ora di live e stavo per staccare. Volevo vedere soltanto dove cavolo portava stavolta in montacariche. Comunque, il Castel del Sol è veramente un posto molto simpatico, veramente. Consigliato per le famiglie. Sentiero segreto del Salco Aldo. E cominciamo con la statua di Mario. Cominciamo bene. Un'evocazione. È una porta che si apre. Ah, stai zitto, stai. Scusa un secondo, cos'è sta corazza? La protesi penso che dovrò darla alla tizia che gli mancava un braccio, no? Non c'è un punto di grazia qui, no. Qui sicuramente no. Qua finisce a schiaffi. Un polpo? Sì, è un polpo. È più grosso dei soliti. No, è il solito babbo. Morto subito. Che confusione.
Tutto sto casino per una pietra riscaldante, che non le uso mai. Salgo le scale in fondo adesso. Scusi, occupato? Penso di sì. Ok. Di qua non si sopravvive. Qualcun altro ha qualcosa da dire? Ok. Non mi dire che non può. Devo farmela di corsa all'indietro. Ciao. Voglio uscire da qui. Quindi va bene, qua entriamo e ci dobbiamo fare tutta una filata, abbiamo capito. Come le varie tombe, catacombe e cacchi vari. Devo prendere il l'ascensore per uscire da qui, vuol dire. Ah, ok. Va bene. La ragazza era qui, se non mi ricordo male. No, se n'è andata. Eh sì, più che altro devo trovare dove si trova la ragazza adesso. A meno che non è tornata alla capanna del saggio, no? Sto venerabile con la maschera d'oro, non so dove sia. Millicent, ecco che dice che è vicino ai mulini, però io non l'ho visto. Eccola! Ah, we meet the arm you gave me truly is a thing. It feels just like my own. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am Shus. I would have you call upon me in battle. I would have you call upon me in battle. It is the only way. Vedi? Sì, la maschera d'oro io qua l'ho trovato. Ed è rimasto lì, sul ponte. Lui prima l'ho trovato alla tavola rotonda. La maschera d'oro, se non mi sbaglio, la maschera d'oro l'ho trovato per prima volta lì. Quindi sente, non mi dice niente. Ah, tu mi dici, prima riposa. E se n'è andato.
Che poi questa palla maschera d'oro neanche me lo ricordo che cos'è. Allora, io una volta andando qua al Castello Ombroso ho trovato una protesi che è quella che già lei ha. Quindi probabilmente magari è una via alternativa per fare la stessa questline per aiutarla. Può essere. Comunque quella che ho adesso, la protesi semidio, la che si chiama, l'ho avuta dopo aver ucciso il boss. Questo non sta messo bene comunque. Non mi parla neanche più. Ah, allarma! Non la trovo però. Aspetta che mi era sembrato un'arma. Questa forse qualcuno me la dovrei vendere. Lei dov'è? Guarda dov'è! Non la vedevo. Ah, va. Ma che arma è? Ok. Ha giudicato il fatto che fa cagare.